ragazzi, stiamo scendendo. Lo so che sì, è bello, lo so che si vede tutto. Non si vede. Siamo a casa, sono le 22:30 e non vi dico una bugia, è la pura verità. Non ho capito. Sì, dobbiamo mangiare. Ragazzi, qui praticamente la giornata è andata un po' così volando. Me la narro in 12 minuti. Oh, palle. Ti prego, Save, uccidimi, schiacciami. Allora, innanzitutto mi è successa una cosa buffissima stamattina, che ovviamente non, cioè dirò, come si dice, sarò così, no? Sarò così. Praticamente stamattina stavo in un ufficio a fare una commissione, stavo depositando 1000 euro, una bugia. Chi è? No, bugia. Mi trovavo in un ufficio di Taranto e praticamente la persona che lavora lì, vabbè, siamo arrivati alla fine che lei segue i nostri video e onestamente la dottoressa. Ciao dottoressa, no, non è dottoressa. Aspetta, aspetta che non ti vedo a fuoco, okay. Non facciamo nomi, capisce lei comunque. Ciao dottoressa. Ciao dottoressa. Salutiamo anche Ivana, mia cugina. Ciao Ivana, che è stata ciao, Ivana. Da Verona. Lei è Verona, quella che ti ho presentato oggi. Non abita a Taranto. No, ti ho detto che si è trasferita a Verona per il marito, che si è sposata. Il marito sta a finanziare a Verona. Ah, però. Beh, allora salutoni e salutaci tutta Verona. E niente, poi di là, cosa è successo? Di là cosa è successo? Che ho comprato, cioè, ho comprato, è una parola grande, ho acquistato, la bugia. Ho preso il rubinetto a mia madre del bagno che mi si era rotto, mi ha detto, me lo fai a favore, me lo vai a comprare tu? Ok, ho detto, lo vado a comprare e glielo monto, però purtroppo non avevo la videocamera e n'aggio fatto i sciuriti. Abbiamo dato il lavandino, tutto a poi, e vedete Lucia, e palle. Arrivato dove doveva arrivare. Ah, alle palle. Ma poi funziona almeno la lavandina tua madre? Vedi che io l'ho montato. E che qual è il problema? Mi alzo la barba e me la abbasso. E poi siamo andati a una messa, in chiesa. Che dove le fanno le messe, scusami? Vabbè, possono fare le messe in piega. E praticamente siamo andati in una messa in suffragio, in trigesimo. Vabbè, messa in piega ci poteva stare. Siamo andati ad una messa. Però le messe fanno in chiesa, perché che messe si vuoi fare? No, se siamo andati ad una messa è diversa dalla cosa. Io non posso farmi una. Siamo andati a farci una messa in piega io e te? Ad una messa. In piega. Vabbè. Hanno ci da chiesa e poi una chiacchiera tira l'altra, siamo andati dalla sua nonna che così per salire sopra per bere una tazza di caffè e ora siamo qui a casa ragazzi, questa è stata la nostra giornata. Poi Lili che è un cane che abbaia, che poi guardate sto sentendo alla radio una canzone di Gualazzi, oh. Che parte tipo come se lo stesse prendendo a calci nel linguine, però poi fai, è bello, no? Che? Il ritornello è bello, che non è bello, no, fa? Non ricordo. Fa na 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 e poi va a baiare come un cane, cosa ne sei adesso? Va bene. È tutto qui, tutto qui. Altra notizia,
che praticamente devo fare un mio ragionamento, cioè allora Ettore, tu hai messo i video e poi sono spariti, li hai cancellati forse, c'erano 1, 2, 3 o 4 video, forse pure di più, ma li hai totalmente cancellati. Io ho visto che c'era una mongolfiera, c'era un qualcosa, però poi, pum, spariti, andati, via. Altra cosa, un abbraccio comunque a Ettore da parte mia di Lucia. Ciao Ettore. Altra cosa. Mi viene di saluti stasera. È vero che il Mingozzi taglia i video per fare però troppo brevi, 3 minuti, cioè neanche il tempo di ciucciarmi lo yogurt, cioè su così punto neanche tu riesci a bere tutto perché finisce subito il video, un po' più lunghi, dai, un po' più lunghi, dai, ci piacciono i video lunghi. E l'altra cosa che ti chiedo a te, ma te usi sicuramente un filtro, no? Per fare quel colore, qua dice sul telefono, mi dà filtro nostalgia, che è quell'effetto blu rosso che è molto 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 bello. Vabbè, detto questo ragazzi, noi ceniamo, forse faremo una live su Facebook, chi lo sa, noi siamo pazzi, Lucia è pazza, pazza di che? Pazza di me. Io invece sono impazzito di essere con lei, è diversa cosa. Bene ragazzi, che dire Fili, che dire. Siamo qui al termine di questa bellissima serata. Oh, le cacca. Di questa bellissima serata. Qui con noi c'è la Lucia che si sta lavando i dentini da castoro. Che da castoro? No, da gastone. Da gastone. Aspetta che ti voglio prendere di qua che c'è più luce. Guarda che. Specchio riflesso. Una canzone di Amelia Poetica. Oh, sciocca. Poi dice che non rompi le telecamere poi, a parte le scarpe. Ha preso l'acqua fresh come dentifricio. A me fa veramente cacare l'acqua fresh. Comunque dicevo, ho appena fatto una live che è durata quasi 12 ore. Oh. 12 ore di pura vita. No, scherzi a parte, una live che è durata 4 minuti forse. Sei finita. Sì? Sì? Ma perché non si va? Comunque dicevo, siamo qui giunti al termine, qui stiamo andando quasi, come si dice? Non lo so ragazzi, non lo so, non so neanche io cosa dirvi. Perciò. Ah, meno male. Perciò, io vi do la buonanotte. Vi ricordo di iscrivervi anche alla pagina Facebook SL85 per rimanere quasi aggiornati alle nostre cose. Forse dal lunedì faremo le live sulla nostra pagina, faremo forse una live una sera sì una sera no, oppure un giorno sì un giorno no, oppure un giorno sì e un giorno no e un giorno no e un giorno sì, forse faremo un giorno, faremo un altro giorno, giorno notte notte giorno, o al massimo proprio se è pomeriggio. Comunque forse facciamo detto, le live. Detto tutte queste detto ciò cavolate, perché lui stava aspetta sempre... hai detto che da forse da gennaio faremo una fiction sulla 7. Sì. Minchiate! Siamo scesi prima da Canale 5, poi Rai 1, siamo da lì di livello, ma siamo... Rai 1, a parte Rai 1, è del PD, proprio. PD1 si deve chiamare. Ok, detto questo... Ma perché cosa sono politica? Sono qua, sono qua. Perché, no, sono qui. Io sto parlando con te. Perché cosa politica? Perché Rai 1 è la Rai 1, no, Rai 1 è del PD. Rai 1 sta boicottando... Sta deviando la mentalità della gente. Nel senso, mi spiego, nel senso, ci sarà il referendum dove tutti quanti gentilmente andiamo a votare no,
il PD1 ci sta deviando l'informazione, l'informazione, facendoci vedere gli attentati, facendoci vedere altre cose, e non si concentra nel burkini, cioè dai, non è il burkini. Ma veramente esiste quella cosa, il burkini? Ti prego. Stamattina. Vabbè, lui... E burkini. Tutto questo, qua sono io comunque, guarda. Da me. Tutto questo lui stava, dai, risatti da luci, intrattenendo, perché io mi stavo lavando i denti, perché non sapevo cosa dire. Comunque, detto questo, oltre al fatto che ormai non si chiama più PD, si chiama PD1 per lui, sì. Allora, detto che il PD, Rai 1 è del PD e Canale 5 è Mediaset, quindi è Berlusconiano, sono praticamente come si dice, equi, no? E la per condicio a me della politica sono merde. No more trend, detto proprio all'italiana maniera, alla tarantina maniera. Ma sapete, no, che noi faremo parte di una compagnia teatrale? Uffa, l'hai già detto io. Ah, sì? No more trend. Alla fine vi diamo la buonanotte, visto che lui ha già ricordato tutto. Ciao ragazzi. Un abbraccio a tutti quanti voi, un abbraccio a tutti quanti, anche ai nuovi iscritti. E ciao. I burchini.